Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci troviamo su Dissidia Final Fantasy, Opera Omnia versione giapponese, perché oggi ci siamo. È uscito Trey, ultimo evento, a parte ovviamente il raid boss che sarà a fine mese, quindi ultimo evento del mese, ultimo mese di ottobre, ultimo mese di armi X Plus, probabilmente, perché ovviamente stiamo arrivando, o per meglio dire, stiamo entrando verso quella che sarà la nuova era della versione giapponese con le armi Burst. Ci sono tantissime speculazioni per quanto riguarda queste armi, tante notizie, tante voci. Ormai diciamo che tutto, diciamo che questo più che altro quasi sembra quasi un pettegolezzo da corridoio, se si può dire. Però ormai ha fatto praticamente il giro della community giapponese, quindi ha fatto il giro di tutti anche i creatori di contenuti che per l'appunto portano Dissidia Opera Omnia all'interno di YouTube o delle varie piattaforme come Twitch, come faccio io. Ormai possiamo iniziare a parlarne perché sembra quasi una realtà ben assodata. Io non mi sono mai esposto, perché voi sapete benissimo che io cerco di espormi o comunque dico la mia opinione solo quando ho delle prove concrete tra le mani. Ora però creiamo un po' di hype, cerchiamo di esaltarci un pochino insieme, anche se non fosse vero. Pensiamo al futuro, pensiamo che a novembre sarà un mese di fuoco, sarà il mese che aprirà le porte verso il nuovo, verso quello che noi non conosciamo e che non sappiamo, ovviamente. Quindi l'hype si viene a toccare, proprio riusciamo a toccarlo quasi con mano. Detto questo, andiamo a leggere le news, proprio perché oggi, come vi ho detto prima, è uscito finalmente Trey. Allora, prima news, dove ovviamente riguarda il settore un po' più economico del gioco, dove vi ricordo al solito che sono presenti le gemme scontate, qualora ovviamente le vogliate acquistare con i vari pacchetti, dove otterrete gemme e armor token. Poi evento di Trey, messo qui in primo piano, in copertina, nelle notizie ovviamente che vengono riportate nella nostra daily news, come si suol dire, nella finestra delle daily news, dove appunto abbiamo la possibilità di reclutare Trey con la sua 15 CP e la sua armatura 35 CP. Al solito, quindi non aggiungo altro, ma la cosa che ci interessa di più, ovviamente, è questa, ovvero il banner. Banner dove finalmente anche Quistis riceve la sua arma EX Plus, un personaggio che è stato desiderato, o comunque un personaggio molto amato, quello di Quistis, dove per l'appunto finalmente potrà dire la sua con la EX Plus. A mio avviso, Leo resta sicuramente superiore. Leo dà il debuff del target singolo che veramente vale tutto il personaggio, probabilmente. Il delay che effettua Leo lo effettua facendo una quantità di danni paurosa. Quistis adesso è migliorata. Hanno aumentato le hit del Laser Whip e anche del suo delay. Hanno aumentato un pochino i buff che dà a se stessa, perché dà comunque un buon 80% di attacco up, però a se stessa, e al tempo stesso hanno anche messo il debuff AOE a quello che è la sua ex. Almeno da quello che ho letto, ricordo appunto di aver letto che il buff della sua ex adesso sia diventata AOE, dando addirittura un 30% di attacco down. Quindi diciamo che effettivamente Quistis è stata migliorata. Secondo me non ha fatto i salti, non ha fatto le capriole, no? Come magari qualcuno si aspettava, perché molti comunque volevano Quistis di nuovo la regina del delay e che potesse comunque scavalcare nuovamente Leo. La cosa che però ovviamente dobbiamo ricordare è che Leo è il re del delay, mentre invece Quistis rimane comunque la queen del delay, resta comunque la regina. Sono due personaggi che per il farming o comunque in generale per combattere all'interno del team possono andare bene. Io personalmente preferisco di più Leo. Leo è molto più incisivo, Leo è molto più forte per quanto riguarda i danni, però per quanto riguarda il farming, o utilizzare Leo o utilizzare Quistis, secondo me
Adesso con X Plus si possono equivalere, perché ovviamente Quistis solo con la X non poteva rivaleggiare con Leo, mentre invece adesso fortunatamente magari qualcosina in più la riesce a fare. Cosa andiamo a fare oggi? Oggi si ritorna a fare un bel video pool come piacciono a me. È da un po' che finalmente, cioè è da un po' che in realtà non pullo e finalmente adesso posso farlo. Trey è un personaggio che comunque mi interessa, essendo comunque un arciere, come vi ho detto, ed essendo comunque uno dei pochissimi arcieri, perché comunque avremmo Maria, abbiamo Lenna, adesso abbiamo Trey, ci sarebbe anche Fran come arciere, però di questi qua io non possiedo nulla. E nell'eventualità dovessero mettere un raid boss o comunque delle Eretics dove bisognerà switchare le armi, io resterei praticamente col culo a terra. E data l'occasione di Trey, che per l'appunto è un arciere ed è anche comunque abbastanza forte, il suo moveset può sembrare stupido, può sembrare semplice, ma in realtà non lo è. Ci sono tantissime meccaniche che devono essere. Eccoci ritornati. Perdonatemi, ragazzi, ma è crashata l'applicazione. Non so perché e non so come. Però è crashata l'applicazione. E vi stavo dicendo comunque che Trey può avere delle meccaniche che sembrano semplici a prima vista, ma in realtà nascondono diversi effetti bonus, che comunque poi andremo a vedere, andremo a parlare magari in live su Twitch quando utilizzeremo Trey per farmargli le sue mastery. Quindi non abbiamo questo tipo di problema. Detto questo, oggi, come vi stavo anticipando prima, andremo a fare un bellissimo video pool come i vecchi tempi. Abbiamo la free multi a disposizione, ovviamente, all'interno di questo banner, ma io non andrò di gemme. Al contrario di come avevo detto inizialmente, non voglio andare di gemme. Non voglio andare con le gemme perché, qualora effettivamente dovessero uscire dei banner nuovi con delle armi nuove, io devo assolutamente assicurarmi la loro comparsa. E assicurarsi la loro comparsa al momento costa 75k di gemme. Io sono esattamente a 76k di gemme. Probabilmente con l'evento di 3 riuscirò ad arrivare sulle 80 circa. Quindi voglio mantenere questo budget. Voglio mantenere questo budget per avere dei pool o comunque un pool sicuro tecnicamente verso i nuovi contenuti. Detto questo, come potete vedere, abbiamo ben 272 ticket. Ticket che ho intenzione di utilizzare almeno 170, nel senso voglio restare con almeno 100 ticket da parte, se riesco, ovviamente, perché poi bisogna anche vedere effettivamente cosa succede all'interno della pool o dei pool in generale con i ticket, però io voglio essere fiducioso, voglio essere sicuramente fiducioso per l'avvenire e quindi voglio risparmiare le mie gemme senza alcun dubbio. Detto questo, facciamoci la free multi insieme, commentata ovviamente, e poi dopodiché vi lascerò con il video pool classico con un bel sottofondo musicale a tema Type Zero che ci accompagnerà durante le nostre pool. Qualora dovessi trovare qualcosa, poi ovviamente commenterò, ritornerò con la mia voce, ma fino a quel momento probabilmente, anzi sicuramente, resterò mutato. Quindi, free multi, vediamo che cosa appare nella free multi. Non c'è stato nessun connecting, non c'è stato niente, quindi sarà una free multi orribile. Sarà una free multi orribile, ma ovviamente le free multi hanno questo rischio, purtroppo, hanno questo rischio di essere completamente inutili. Spero almeno di trovare le armi di Trey, anche se non mi ha fatto il loading, ma perché no? No, la 35 di Fran, mono oro, singola, va bene, va bene, va bene, va bene. Eccola qui, questa è stata la mia Amazing Free Multi. Detto questo, direi che possiamo concentrarci, direi che possiamo entrare nella parte del pullatore seriale e quindi io vi auguro una buona visione e ci vediamo appunto qualora riuscissi effettivamente a sculare qualche cosa all'interno del banner.
Attenzione, avete visto anche voi, vero? Avete visto anche voi. Avete visto anche voi. Un connecting che potrebbe valere oro! Potrebbe valere oro! E abbiamo trovato la ex di Trey. Una spesa minima. Una spesa minima. Una spesa minima. Reclutiamo Trey con la sua EX. Abbiamo speso all'incirca. No, abbiamo speso esattamente 30 ticket. Ne avevo 272, sono a 241. Veramente ottimo, ottimo. Non potevo desiderare di meglio. Veramente 30 ticket, trovare la ex subito è un qualcosa di fenomenale. Mi sono garantito praticamente ciò che volevo, perché comunque adesso la 15 la otterremo dall'evento. La 35 probabilmente la prendo con i red token, non voglio spendere altro. E poi maxiamo tutto direttamente, per cui per me va benissimo così. Sono assolutamente contento. Ex di Trey, che era l'unica cosa che cercavo da questo banner. Sinceramente, Quistis non mi importava un fico secco, se devo essere sincero. Quindi va bene così. Io, signori, inizio subito a mettermi sotto per maxare Trey, ovvero fargli le armi, armature, le mastery, eccetera, eccetera. Noi ci vedremo questa sera, ovvero giovedì, su Twitch con Final Fantasy VIII, ma sicuramente venerdì parleremo e utilizzeremo Trey e inizieremo a vedere effettivamente che cosa riuscirà a fare. Mi metto sotto anche perché voglio utilizzarlo nella sua Chaos, voglio utilizzarlo il prima possibile e quindi grazie ancora per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima.